Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come Perla Vatiero, concorrente del Grande Fratello 2023, ha vissuto un momento di profonda vulnerabilità durante l'ultimo episodio dello show, lasciando il pubblico e i fan commossi. La sua entrata nella casa ha turbato gli equilibri, in particolare quelli emotivi e sentimentali con l'ex fidanzato, Mirko Brunetti. In un impeto di emozioni, Perla non è riuscita a contenere le lacrime, correndo verso la piscina, esprimendo il suo disagio. Lo sapevo che sarebbe successo, lo sapevo. Non ce la faccio più. Come faccio a vivere tranquilla? La sua relazione pregressa con Mirko, durata anni, ha reso la situazione ancora più difficile da gestire per lei. Durante la serata, ha confessato di aver resistito fino a quel momento, ma la tensione accumulata ha avuto il sopravvento. Ho tenuto tutta la serata, ma ora non riesco. Questo gioco è troppo crudele. Le sue parole sottolineano la durezza emotiva del contesto televisivo in cui si trovava. Fortunatamente, Perla ha ricevuto parole di conforto e sostegno da Letizia, un'altra concorrente, che le ha ricordato la sua forza e resilienza. Già quello che hai superato. Ci hai messo maturità e forza. Ricomincia e ritrova la forza che hai messo all'inizio. Letizia ha enfatizzato l'importanza di non arrendersi di fronte alle difficoltà, incoraggiando Perla a rialzarsi e continuare il suo percorso. Un aspetto cruciale di questa edizione del Grande Fratello è stato il confronto tra Perla e Mirko, e la decisione imposta a quest'ultimo di scegliere tra Perla e Greta Rossetti. Mirko, posto davanti a questa scelta cruciale, ha optato per la permanenza di Perla nella casa, motivando la sua decisione con la fiducia e il legame che si era creato tra loro. Scelgo di far restare Perla. Con lei mi sento a casa. Questa decisione ha gettato una nuova luce sulle dinamiche relazionali all'interno della casa, sottolineando le complesse interazioni emotive tra i concorrenti. A seguito di questa decisione, Greta Rossetti ha lasciato la casa, portando a un'imprevista svolta degli eventi. Tuttavia, in una svolta inaspettata, Alfonso Signorini ha annunciato che nonostante la decisione di Mirko, Greta Rossetti sarebbe rimasta nella casa, creando un ulteriore colpo di scena e aggiungendo complessità alle relazioni esistenti.